Ciao a tutti, bentornati. Oggi secondo tutorial di Halloween. Stavolta faremo, come vi avevo già anticipato, il sangue finto. Dopo aver fatto la plastilina, vediamo com'è. Ah, beh, ancora bella. Dopo aver fatto la plastilina, l'odore ha preso l'odore della crema. Dopo aver fatto la plastilina, ora faremo il sangue. Cosa ci serve? Questo sarà un sangue molto low budget, low cost, quindi facile, facile, veloce, veloce, anche per quelli che si svegliano all'ultimo minuto per qualcosa. Non so cosa, visto che non farete niente, perché ci può fare niente, ma iniziamo. Ci servirà il miele. Questo è un miele che trovate al supermercato, che costa veramente poco, 1 euro, 1,50 euro più o meno, giù di lì. Poi, dopo il miele, ci servirà il colorante rosso, mi raccomando, rosso. Volendo potreste prendere anche, oltre al rosso, anche quello blu per fare un sangue un po' più scuro. Questo è in gel, mi pare, non l'avevo mai provato, io di solito avevo la confezione quella liquida. Però penso che vada bene lo stesso. Poi ovviamente una ciotolina, una spatolina per girare. Per riporre il vostro sangue finto, se non lo dovete usare subito, vi consiglio di avere una boccettina dove conservarlo. Non troppo, perché comunque sono cose alimentari, quindi non so quanto possano durare. Poi, se volete fare il sangue ancora più scuro, oltre che il colorante magari blu, potete usare un'altra cosa che di solito si trova nelle dispense di tutti, tranne nella mia. Il cacao. Il cacao perché dà quell'effetto, quel colore marroncino per scurire il sangue. Io, siccome non ho il cacao, userò un ombretto marrone, che è il colore del cacao, praticamente, quindi non cambia molto. Bene, iniziamo. Ora mettiamo un po' di questo miele. Mettiamo un po' di miele nella nostra ciotolina. Prendiamo il miele e lo mettiamo nella ciotola. Direi che così può anche bastare perché non ce ne serve tantissimo. Poi il colorante. Ecco qua il colorante. E lo versiamo. Guardate che bel colore qua. Guardate che figata. E cominciamo a mischiare. Vediamo un po' che colore. È già perfetto. È già perfetto. E il bello è che ve lo potete anche mangiare. Poi prendiamo il nostro ombrettino, ecco qui, così c'è un po' più di luce, si vede meglio. Guardate che bel sangue, guardate, mi sono già fatta male praticamente, ovviamente no. Poi prendiamo il nostro ombrettino marrone e lo spolveriamo un po' qui dentro, così. E di nuovo mischiamo bene. Come vedete, semplice, semplice, molto molto rapido. Ora vi faccio vedere. Sembra proprio sangue, sangue vero. Ora proviamo a metterlo lì dentro. La cosa fastidiosa è che è tutto appiccicoso, però per una volta all'anno, due massimo, si può anche fare. Bene, ora finisco di metterlo dentro e torniamo. Ok, sono tornata. Il nostro sangue è pronto, l'ho messo in questa boccettina come avete visto. Si è riempita più o meno sino a qui, direi che ce
ce n'è abbastanza anche per fare più ferite. Guardate, con questa pompettina, volendo, si può prendere . Come avete visto, è stato facile facile, molto veloce e soprattutto low cost. Quindi un po' di miele, un po' di colorante rosso, se volete anche blu, un ombrettino anche vecchio che è da sacrificare, e il gioco è fatto. Nel prossimo video ci vediamo con il tutorial di una piccola ferita abbastanza semplice, giusto per fare qualche scherzetto. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettermi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e andate a seguirmi su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!